cosa che ahimè non funziona nel tiro 3D. Nel tiro 3D, perché bisogna avere per forza una strategia? Perché i tiri sono sempre diversi. Non me la venite a contare, non può esistere il tiro sempre. Se io cambio sempre tutti i parametri, non avrò mai un'informazione tale che mi permette di avere propriocezione su quello che sto facendo, perché ho sempre parametri sempre diversi. Ho 100.000 posizioni e le faccio 100 volte queste 100.000 posizioni, allora poi il mio cervello sì, più o meno tutte le posizioni me le dà. Però ci sono certi tiri, se io faccio un cinghiale, vi faccio un esempio, un cinghiale, tutti lo conosciamo, gruppo 1, ma me lo faccio costruire della metà, tale quale, e poi lo metto nel fogliame più o meno laggiù, magari a 28 metri anziché a 38. Nessuno lo prende, è impossibile, se non so prima che è stato fatto un cinghiale più piccolo, perché sono stato ingannato ed è impossibile da prendere. Mettiamo pure tutto l'istinto del mondo, se io non lo so non lo prenderò mai, perché il mio cervello è stato ingannato da un fattore estraneo alle mie conoscenze. Quindi io devo conoscere quello che sto facendo per poter integrare le mie conoscenze per ottenere la protezione. Ecco perché io dico che è enormemente importante che gli allenamenti vengano fatti a distanze conosciute, non a distanze sconosciute come uno penserebbe. Faccio il giro, più giri campo faccio e più aumento. No, non funziona, ahimè, non funziona. È molto più importante prima telemetrare o quando poi siete un pochino più bravi, prima valutate, perché anche il tiro istintivo deve valutare la distanza, perché è una variabile, e se io ho una variabile che conosco, il mio cervello può dare più informazioni. Prima valuto, telemetro, e solo dopo che conosco effettivamente la distanza la tiro, quando sono sicuro della distanza. Perché è molto importante tirare conoscendo prima la distanza? Perché non la conosco, faccio centro. Che vantaggio ne ho avuto? Ho fatto centro. Ma se non so, se ho fatto un errore, non so, ho buttato giù il braccio, ho ancorato malamente, ho rilasciato prima, oppure non faccio centro. Dove è stato l'errore? Nella valutazione o nel tiro? E allora non posso, il mio cervello non può percepire contromisure per ovviare al tiro, ma anche per migliorare il tiro. Io lo posso migliorare solo se so dove è l'errore. Se non so dove è l'errore commesso, non lo so, non lo potrò migliorare. Quindi prima 34 metri, 28 metri se 3D, tiro. Freccia alta, come mai? Freccia bassa, come mai? Ve lo chiedo, ne tiro un'altra, facendo più attenzione. Se invece io non so la misura, tiro tante frecce, divento un puntaspilli, ma non ho risolto i miei problemi tecnici. Ok, quindi mi raccomando, se volete aumentare le vostre performance e le vostre percezioni faranno sì che aumenteranno le vostre performance, è indispensabile allenarsi a distanze conosciute. Poi, per carità, ci sono le verifiche, no? Faccio il giro campo che non conosco, o la gara, non la conosco a distanza. E allora proverò, conterò i punti, proverò
le distanze, proverò il mio tiro e allora telemetrerò dopo. Prima valuto, tiro e dopo telemetro. O tiro, poi telemetro. Devo capire poi l'errore che ho commesso. Però l'allenamento si fa solo a distanza conosciuta. È molto importante. Ritorniamo a niente. Parliamo di tecnica. Che ore sono? A questo punto allora un buon sistema sarebbe mettersi in piano con la telecamera per vedere se uno è da solo, no? O se si è in due, filmarsi uno con l'altro per vedere se uno che difetti fa, le distanze stabilite. Sì, certo, molto importante, ma adesso mettiamo un punto su qual è la tecnica di tiro. Okay. La tecnica di tiro è una sola. Tenete presente un fattore molto importante, quello lo faccio che dirlo subito. Molto spesso, anzi non molto spesso, praticamente sempre, visto che venite dall'arcieria tradizionale, molto spesso si dice che non ci si debba fermare in ancoraggio. Ok, non si sente questo dire, no? Questo? Una cosa che ho sentito più dire, che mi sono dovuto cervellare per capire, cervellare mica tanto. No, sì, ancoraggio zero. No, una volta raggiunto l'ancoraggio, sì. Una volta raggiunti i contatti, si deve mollare immediatamente la freccia. E mi sono scervellato del perché. Del perché l'ho chiesto a Don Adoni, no? Perché lui conosceva Giuseppe Senti molto, visto che è il nipote, e del perché Giuseppe Senti ha scritto nella sua live, nel decalogo del perfetto tiratore istintivo, del perché all'ancoraggio bisogna mollare immediatamente la presa. Perché il buon... parliamo anche di anni pionieristici, bisogna entrare anche nel personaggio, nel momento storico, e nel fatto che a quel tempo c'erano tantissimi tiratori di carabina, quindi c'era tantissime società di tiro a segno e tutti volevano utilizzare l'arco un po' come si utilizzava la carabina. E lui aveva voluto mettere questo punto fermo sul fatto che non si doveva collimare, perché collimare era male, e l'aveva scoperto molto molto prima che effettivamente si perdevano tutte le catene cinetiche muscolari trattenendo 50 o 60 libbre in questo modo qua, e tutto era assolutamente finito. Quindi per mettere un punto fermo era molto più utile non fermarsi all'ancoraggio. Perché non fermarsi all'ancoraggio? Perché se non ci fermiamo all'ancoraggio, noi abbiamo un'azione dinamica lineare. Un'azione dinamica lineare in cui spinta e trazione, una volta raggiunto la giusta energia elastica potenziale che ci serve, quindi la stessa freccia dopo freccia, l'abbiamo in modo lineare, non abbiamo una risultante angolare, non ce l'abbiamo, perché è come tirare un giavellotto, come tirare una pietra, come tirare una freccetta, facendo questo gesto qua con tantissime libre non potevo permettermi di fermarmi in ancoraggio, non potevo assolutamente farlo. Se lo facevo era un grossissimo disturbo. Quindi ero molto più facilitato ad avere una tecnica di questo genere, con molte libre. Ovviamente l'arcieria moderna è andata avanti, i sistemi si sono evoluti, fisiatri o comunque esperti in scienze motorie, non solo d'Italia ma del mondo,
hanno analizzato il tiro con l'arco e i muscoli preposti per ottenere dei risultati ottimali, addirittura con l'elettromiografia, quindi inserendo sonde all'interno della muscolatura per capire cosa succedeva ai muscoli e quali erano le condizioni ottimali per ottenere questa famosa spinta sul piano verticale, questa espansione sul piano verticale. È logico che con tante libere, giustamente, un tiro fluido, dinamico, come si usa dire, è necessario, perché è molto difficile fermarci in ancoraggio e attuare, adesso vediamo cosa si deve attuare. Cosa si deve attuare è molto più difficile, è molto meglio fare così. Con l'avvento delle tecniche appropriate cade anche il mito di avere molte libre, visto che i materiali si sono evoluti, di avere molte libre a disposizione, quindi la possibilità di attuare una tecnica più corretta che permette freccia dopo freccia di avere più precisione. Adesso stiamo parlando di tecnica, poi vediamo che strategia adottare eventualmente. Quindi i materiali sono evoluti, una volta i lombò, gli archi tradizionali erano fatti solo di legno e sapete come funziona il flat end, no? Uno si comprime, l'altro si espande e quindi sono solo le facce che sono delle molle, perché questa interna si comprime, questa si espande e quindi non sono altro che una molla. Quindi dipende moltissimo dal materiale di costruzione, dagli strati di materiale di costruzione, che sono praticamente un'alchimia di ogni costruttore di archi, da che quanti strati, che tipo di materiale, indipendentemente dal centrale, che legno o schiuma o quant'altro viene messo adesso, non ha molta importanza sul flettente, ma sono gli strati esterni e che tipo di spessore gli strati esterni hanno, ad esempio il carbonio, ma anche, non è proprio necessario il carbonio, anche altri materiali molto sottili permettono di avere costanza freccia per freccia di avere precisione nel tiro, perché no? Come se avessimo una pallottola, ma ogni pallottola ha un grammo in meno di polvere random, le pallottole non vanno tutte nello stesso punto perché hanno meno propulsione, hanno propulsione continuamente diversa. La stessa cosa vale per i flettenti. Quindi un arco fatto bene tira 34 libre quella freccia e 34 anche la successiva e così via per tutte le frecce, indipendentemente dal clima, indipendentemente dall'umidità, indipendentemente da un sacco di fattori. Un lombò che costa 80 euro, un tiro lo farà a 40 libre, un tiro a 38, un tiro a 42 e se piove 22. Ahimè, è così.